quando la signora è entrata e si è seduta su questa poltrona. Per chi non lo sapesse, abbiamo tra noi Francesca Bertini. Allora, mia cara signora, dunque, io sono un po' imbarazzato con lei, anche perché lei, con tutto rispetto, sempre altrimenti, è un pochino un osso duro, eh? Cioè, voglio dire, io ho visto, le spiego perché. Dunque, ho visto stamattina, naturalmente, quel pezzo, quell'intervista Verité, che le hanno fatto in televisione abbastanza recentemente, poi sì. Guardo l'anno, e ho visto che, insomma, con lei bisogna stare un po' calmini, perché è abituata alle cose un po' serie, un po' severe, non tanto buttate lì come facciamo noi. Beh, no, e allora io mi metto da questo momento a sua disposizione, lei parli quando vuole, faccia quello che vuole di me, si serva di me, sono il suo umile schiavo. E io non gentile. Voglio... No, io ho un gran piacere di lavorare con lei, ecco, veramente ci tenevo moltissimo. Ecco. Grazie. Perché io che sono veramente l'attrice del cinema muto, cioè che non parlavo, per modo di dire, perché noi si parlava recitando, vero? Sì. Eppure le assicuro che oggi parlare davanti alle telecamere mi fa un gran piacere, ecco, cosa vuoi? Vorrei parlare. Parli. Mi domandi qualche cosa. Dunque, per esempio, ecco, la prima che cosa quando di... io facevo il cinema lei non era nato. Ovviamente devo dire la verità, sono nato nel 23, signora. Proprio sono sincero, nel sono nato 23. Nel 1923. Io nel 23, no, non avevo ancora un figlio, ma nel 24 ho avuto il primo figlio. E guardatela, no, non so se... Senta signora, io non vorrei, per l'amor di Dio, certe volte dove non può il virus può la gaffa, cioè parlo di licenziamento in tronco, mio. Sì, però avrei tanta voglia di chiedere una cosa alla quale lei può rispondere e naturalmente può anche non rispondere. No, io rispondo a tutto, si figuri. Ma a questa forse no, è la peggior cosa che un uomo possa chiedere. Gliela dico una... io a lei. Che, qual è? Quale sto domandando? Sentiamo. Ecco, gliela dico io. Quale? Signora, mi vuol dire la sua età? Sì, è vero. Brava. È vero. Certo. Dunque, ma io ho scritto un libro. Che è recente, perché è uscito in questi giorni. Si intitola come? Il resto non conta. Il resto non conta. E ne fa un regalo a lei subito di uno. E la ringrazio tanto. E dov'è? Eccolo lì. Ah, vi siete preparati col libro, con Nives che me lo consegna? Che bello. Ecco. Grazie Nives, grazie, sei molto gentile, non dovrei disturbarti. Ah no, non c'entra. No, questo è per lei. Sì. Lei ha conosciuto... Aspetta, la Garbo l'ha conosciuta? No. No, la Garbo non l'ha avuto così, io dico. No, io vivevo chiusa in una villa con mio marito e non pensavo né alla Garbo né al cinema americano, che proprio non mi ha mai interessato. Chissà perché io non ho mai sentito l'America. No, l'America non mi ha mai detto niente. Ma fu l'America però a dare... A venirmi a prendere, sì. A cercare. A cercare. Sì. Ma io non ci andai. Ah, è finì lì. Tutti i suoi film furono italiani. Io nel 21, a 27 anni, fate il conto per piacere, sentite, a 27 anni, nel 21, io avevo già fatto tutto, milioni a palate avevo fatto e tutto, e 120 film, in 10 anni solamente. Adesso le facciamo vedere, appunto, da Almanacco, dell'anno scorso, questa famosa intervista un po' improvvisata, un po' a tradimento che le hanno fatto, in cui lei si è un po' divertita e in cui, come dicevo prima, lei è stata un pochino puntualina, cioè cercava, come faceva questa mattina quando discutevamo, ma come mi mettete le telecamere, ma sono basse, ma sono alte, ma la luce com'è, cioè da professionista, quello che oggi noi non facciamo più perché un pochino la buttiamo lì. Io le devo fare ancora qualche domanda. Oh, ho parlato tanto, mi dica. Dunque, è vero che era l'attrice più pagata del mondo, signora? Sì, a quell'epoca infatti, dal 18 al 21, i giornali scrissero, proprio fu, sì, un giornale americano, scrissero che i due attori più pagati del mondo erano Francesca Bertini a Roma e Enrico Caruso in America. Non c'era rapporto fra Enrico Caruso e me, perché naturalmente lui era tenore e io veramente ero l'attrice del muto, quindi lei capisce che come voce proprio lasciavo molto a desiderare.
ma era veramente l'unico parallelo che hanno fatto di quell'epoca. Ecco, cosa si ricorda, qualche particolare del film, qualche episodio così? Quando è stato girato? Ma gira? Sì, sì, non si preoccupi. No, ma io voglio sapere quando gira, su. Stiamo girando. Ah, no, va bene, allora... Dico, Assunta Spina, in che epoca è stata girata? Sì, ma Assunta Spina è stata girata a Napoli. Come mai, signora, dopo 10 anni di incontrastato successo, abbandonò il cinema? Perché mi sposai. Ah, si sposa? Improvvisamente, sì. Quindi per lei è stato più importante l'amore del successo? Ah, certamente. Sono stata felicissima con mio marito. Ha avuto dei rimpianti dopo? No, proprio nessuno. Aveva nessun programma di lavoro in quel momento? Io dovevo andare in America, come lei sa, vero? Con sì. Fox Film. Con la Fox Film. Con la Fox. Il mio contratto è stato firmato a Roma, nella mia villa di Via Nomentana. $1,000,000 nell'anno 20. E lei ha rifiutato? Non ho rifiutato, ho detto che sarei andata. Poi improvvisamente mi sono sposata e mio marito non ha voluto che io... tornassi assolutamente al cinematografo, continuassi il cinematografo. A quell'epoca le mogli non si facevano lavorare, capisci? Ah. È un fatto di oggi che la donna lavora. Io ho un po' continuato questa prassi anche dopo, ad ogni modo sì, non ho avuto la fortuna di... Oh, senta signora, si è divertita? Io mi diverto molto. Io con la televisione Verité così presa all'impronta mi diverto come un pazzo. Lei non sapeva, cioè di solito come voi sapete, in queste interviste si taglia tutto quello che è superfluo e tutto quello che è... Invece qui hanno tutto. Hanno conservato tutto, io non sapevo questo. No. Non sapeva che hanno lasciato tutto. Non me la ricordavo, ma mi è piaciuta. Oh, avete visto che avevo ragione io quando in principio ho detto chi mi mettono le sue mani, perché lei dove arriva, fa la regista, si preoccupa delle cose. Dice no, io non so che si gira, io non, insomma, viene dal vecchio professionismo, quello vero.